Ecco. Sveglio troppo presto, sempre. Non c'è luce ancora. Trilli di usignoli. Suonano come rimproveri. No, peggio. Coloro che più sanno, più amaramente piangono l'ignoranza dei più forti e dei più felici. E gli occhi miei si chiudono di nuovo. Ma è continuo un pensiero, limpido, ostinato, senza le illusioni del giorno con tutte le sue cose. I pavimenti di legno non sono fatti per essere muti. Le stanze sono fatte per contenere respiri e sospiri la notte e durante il giorno rumori di roba che si rompe. A tavola non sento più nemmeno il suono delle mie posate. Nessuno che debba essere educato. Non battere il cucchiaio nel piatto, non versare il vino sulla tovaglia bianca, non fare briciole, non mangiare maleducato. Non mi abituerò mai a questo silenzio. Non hai nessuno che cammina per casa, gli anni passano, diventerai un vecchio e di te non resterà nulla. La più parte del tempo qui, dove la mia voce non smette di parlarmi dentro. A Roma trovo amici, ma dopo un po' mi innervosisco. La conversazione, con spirito o priva di spirito, mi viene in un odio mortale. Il cuore non si esercita e tutto fuori di esso mi sembra secco. Preferisco il nulla. Questa casa sul fiume. Perché non sono tornato nella mia città? La ricordo esattamente come si ricorda un sogno. Grigie colonne in lunghe e alte file come d'alberi alla piazza. Il passato, la guerra soprattutto, la povertà, la fame, il primo carro armato americano con la stella e il dopo, il lungo dopo fino a oggi. Non ho più nessuno in quella città, ma perché qui? Stagioni e poi anni inchiodato a quell'albero di more, forse il Veneto, la madre terra, come diceva Moravia, o invece il suono delle rane, il picchio o l'enorme gufo che entrò dal camino portando con sé una diabolica nube di fuliggine e due occhi innocenti, gialli, enormi. Forse la luce riflessa dalla laguna non lontana e d'inverno, le grandi distese di neve sulle montagne dove gli sci scricchiolano sul manto fresco e i camosci scattanti di muscoli fuggono come volando sulle rocce. Ma Cortina è abitata da gente intollerabile e schifosa. Andrebbe, non dico fucilata, ma espulsa, previo confisca dei beni. Qui forse è ancora possibile. In 46 anni ho scritto, ho lavorato, ma ho realizzato ben poco di me stesso. Salvo il sillabario, niente di tutto quello che ho scritto è veramente realizzato, così come cambio di persona, di modo di vestire e d'aspetto, così cambio di stile letterario, miglioro, ma non mi realizzo. Niente nella mia testa che si possa definire il centro. La volontà può molto sul risultato, niente sui dati del carattere, nulla posso fare che sia in mio potere fare.
Il di più è solo speranza. E io non ho mai creduto alla speranza. Farò quello che posso. E ho detto tutto.